Ciao! Mi chiamo Soltanto e nella vita ho scelto di fare il musicista di strada. E tu hai iniziato prima in Europa e poi a Milano. Esattamente. E due domande che si intrecciano sono queste: quali sono le regole a Milano okay. per il musicista? Sì. I costi, la burocrazia, okay. gli sbattimenti. E dall'altra parte mi è rimasto impresso una cosa che scrivi parlando della tua esperienza a Lione. Sì. Che scrivi: la legge vieta la musica in strada. Ops. Ma la polizia a proprio discrezione può decidere di essere tollerante. Quindi sì. quali sono, fammi un po' un viaggio in Europa brevemente sulle possibilità che si ha. Ok. E poi dopo c'è un'altra domanda prima di me. Allora, diciamo che comunque la regolamentazione cambia sempre da città a città. Quindi nel senso, nella stessa Italia è diversa tra Milano e Napoli. Okay. Tra Milano e Roma, tra Roma e Firenze, insomma, e ogni comune decide se e come regolamentare le arti di strada. A Milano succede questo, che purtroppo la giunta Pisapia, la giunta che incarica oggi, è molto in ritardo sul nuovo regolamento, per cui noi abbiamo ancora in atto il regolamento della giunta precedente, che è un regolamento piuttosto restrittivo, nel senso che si può richiedere un permesso, ma è un permesso che vale solo per il singolo, per cui non si può suonare in più di uno. Banalmente, se io canto e suono una chitarra posso farlo, se tu canti e io suono una chitarra non possiamo farlo. Ah, solo per solisti. Esatto. Okay. Cioè, se si è cercato il più possibile di scoraggiare le arti di strada, chiaramente non potevano abolirle perché per Costituzione sarebbe vietato. Detto ciò, i permessi si possono richiedere da una settimana a 3 giorni dal giorno in cui si vuole proporre la propria esibizione, e i permessi vanno richiesti alla polizia locale. Nello specifico, diciamo, la polizia, al comando di polizia locale competente per la zona in cui vuoi suonare. Quindi nel senso, c'è molta burocrazia da snellire, ci sono anche molte restrizioni da togliere. La nuova giunta ha già detto che ha già approvato un nuovo regolamento molto meno restrittivo e più conciliante. Il problema è che ancora non è in vigore, è molto in ritardo su questa cosa. Cosa succede in Europa? In Europa si è molto più avanti per diversi motivi, a mio modo di vedere. Ci sono delle città, come appunto dicevamo prima, Lione, dove per legge la cosa è vietata. La musica in strada è vietata, però è proprio prassi che i poliziotti applichino la tolleranza, nel senso che fino a quando tu non ti proponi in strada con musica sparata davanti ai negozi, piuttosto che, ne so, sei lì a cantare ubriaco, stonando, dando fastidio, non proponendo un servizio culturale ma tutt'altro, insomma rispettando una buona serie di norme civiche, fondamentalmente tu puoi esibirti tranquillamente. Quindi, come dire, ci sono situazioni come Lione dove comunque, anche dove la legge lo vieta, comunque i poliziotti applicano tolleranza, e ci sono città come Barcellona, insomma le grandi capitali europee, dove addirittura per suonare vengono identificate alcune postazioni ottime per turismo, per passaggio, eccetera, e si accede a quelle postazioni con un'audizione. A Milano, per esempio, il parametro è chi arriva primo allo sportello. Anche a Milano in questo momento c'è una saturazione, perché nel nuovo regolamento non è passato, siamo ancora col vecchio. I musicisti che vogliono suonare in questo momento sono aumentati tanto, anche per colpa mia, lo ammetto. Però nel senso, adesso siamo in 30-40 su 5-6 postazioni disponibili. Il parametro secondo il quale si può accedere o meno a una postazione è semplicemente chi si sveglia arriva prima. Quale potrebbe essere una normativa europea ideale secondo te? Che non mette neanche in difficoltà te mentre viaggi, perché immagino che devi dedicare parte del tuo tempo a capire certo, che cosa puoi la regolamentazione fare di ogni città. Ma sicuramente sarebbe, come dire, ottimo intanto che fosse riconosciuto come lavoro questo delle arti di strada, che per esempio in Italia questa cosa qui non è riconosciuta come lavoro, nel senso che per la legge italiana, per lo Stato italiano, il musicista di strada che lo fa comunque in maniera professionale e qualitativa, agli occhi dello Stato è comunque un accattone, sì, fondamentalmente, no? Però per esempio a Londra addirittura ci sono delle postazioni che vengono assegnate soltanto a chi è residente a Londra da almeno 3 anni. Sì. Quindi questo proprio riconosciuto il fatto che comunque sia si offre un servizio culturale alla città e che per l'artista è un lavoro, certo, ovviamente viene tutelato anche chi
lo fa nella città, il cittadino che lo fa nella città. Detto ciò, sicuramente una cosa, come dire, una normativa europea potrebbe essere quella che almeno le grandi città riservassero, come dire, alcune postazioni, non tutte, come dire, all'interno delle quali ci fosse una, diciamo, una graduatoria, sì. Che potrebbe essere per esempio online, sì. Per cui una proposta del proprio progetto online, per cui dice, non so, magari io domani vado a Barcellona, tra una settimana vado a Barcellona, puoi già organizzare, non è che devo andare lì, certo. Poi chiedere i permessi, cercare, vedere quando è l'audizione, eccetera, per cui magari riservate 4, 5, 6 postazioni, chiaramente non una piccola percentuale delle postazioni totali, a coloro che appunto lo fanno in maniera itinerante, insomma in viaggio. Sì.